Ehi, hey, ben ritrovati da Andrelink91 e bentornati su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo ovviamente il viaggio del New Hero e oggi partita contro l'Argentina. E perché ho fatto così? Proprio sono italiano proprio. Tra l'altro ho letto il log del nuovo aggiornamento e per fortuna hanno cambiato la difficoltà degli incontri contro l'Otomo e la Hanawa in episodio di Tsubasa. Per fortuna, perché erano assurdi. Quella difficoltà era improponibile. Ma se ne sono accorti troppo dopo. Non ho letto nulla però riguardo i bug. Molto strano. Sicuramente bug minori e li hanno fixati. E allora via, contro l'Argentina. Quarti di finale, signori. Siamo vicini. Galvan, quanto sei grosso pure tu. Dicevo, siamo vicini al termine, per fortuna, anche di questa serie. Era ora che la dovevo finirla a settembre, ma carica un video, carica un'altra cosa e niente, se n'è andata così. Stessa cosa Snack World, che proverò a finire prima della fine dell'anno, dai. Attenzione, c'è Diego Barbas che dice a Roberto: sei venuto anche tu in America. E la partita di oggi si preannuncia interessante. Beh sì, certo, Giappone contro Argentina. Se fossi in te farei attenzione a sottovalutare Tsubasa Ozora. Intendi il numero 10? L'ho allenato io. Se non lo conosci non gli daresti 2 lire. Forse il Giappone perderà, ma credo che ci attenda una grande partita. Se lo dici tu, io non me la perderei per nulla al mondo. Beh, fa come ti pare. Che discorsi edificanti. Secondo me quello che dovevano fixare era i caricamenti, comunque. Signori, ci siamo. Allora, vai. Sì, sto leggendo anche quello che si dicono loro. Sì. Ehi. Ah, ok, pensavo il tiro. Mi stava prendendo un colpo. Dai, Link, avanza. Su, perché non avanzi? Eccolo, dai. Vabbè, allora. Tiro gemello. Cos. Miracle overhead. Ok. Ho capito il livello di gioco. Diaz esegue una ruota e un salto mortale all'indietro prima di lanciarsi in una rovesciata. Dai, questo è il circo, no? Il Senegal. Vediamo un po' se lo para questo. Cavolo. Ha parato il tiro della tigre. Sì, dovrei tirare dentro l'area, però volevo provare. In fondo tentare, non è che... Sì, però, anche meno. Anche meno, eh. Beh. In fondo stiamo lì davanti, non è che ti serviva. Tsubasa! Overhead kick! Mamma mia, vabbè, se non parava questo era grave, raga, Cavolo, sapevo che dovevo passarla. Perché non l'ho fatto? Sì, beh, però sti contrasti, ragazzi, pure voi. Vabbè, mettiamoci in difensiva, solo difensiva. Dai, però. Misaki. Toh, davanti la faccia. Da dove esce questo? Da dove è uscito quello? Dov'era?
Ma non mi interessa le persegne, devo sapere dove cavolo è uscito quello! Che non mi stava minimamente vicino! Allora, o sono cercato io, o c'è qualcosa che non quadra. Ma ogni volta mi devo scandalizzare per quello che succede in questo gioco? Dai, ragazzi! E mo non l'ha fermato che gli stava lì davanti. Cioè... Dai! Un minimo? Ah, ho letto sombrero. Da qui davanti tiro guidato, vai. Neanche ha il tempo di alzarsi il tiro. Direttamente in porta. Dove è passato? Che c'era Yuga, c'era. Ma c'era Yuga. Oh. Perché? Perché? Cosa? Non l'ho preso. Accidenti. Sì! Un regalo Skylab! Sì! Kazuo! Sì, che bello! Ah, yeah! Ora sì che sono carico. No, magna da questo. Dai, che portiere... Ora che il portiere, no, è convinto che non è un buon portiere. Muraglia finale, combo, offensiva. No, muraglia finale, perché combo? Cosa ho scelto nell'impostazione? Elastico ha fatto. Ma io sono Link, oh, che ti credi che io sia? Ok. Tiro della banana. No, Galvan. Come si chiama? Galvan. Nitta, che fai, Nitta? Lì davanti, Nitta, bravo. No. Ah, ok. Bene. Cavolo, Nitta non è tanto forte contro questi portieroni. Perché Nitta? Che ti è successo? A parte che io preferisco Matsuyama. Preferisco Matsuyama, se non muore male. No, ci sono io. Eccolo, Link! Mamma mia, ragazzi. Angelo Custode. Cos'è? La centrocampo! Ma dai che non l'ha visto. Corri. Yuga! Fine primo tempo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Segnare con l'uragano Skylab è stato bellissimo. Ah, stanco Diaz? Forse ho esagerato un pochino. Dubito di poter continuare così nel secondo tempo. Quindi torniamo al nostro solito ritmo, ok? Ma certo, la finale è ancora lontana e lo sarà per un bel po'. Dobbiamo conservare le forze. Esatto. Mamma mia, ragazzi, che bello. Che bello, ragazzi, questo incontro. Vabbè, segnare con i gemelli Tachibana, insomma... Dai, che poi non era preparato. Io dico, vabbè, in aria ci sarà qualcuno. Rovesciata, no, uragano Skylab. Il mister ci fa i complimenti. Restate concentrati e avrete la vittoria, certo. Tsubasa, ti senti tranquillo contro Diaz? Me la cavo, ma ho paura persino di sbattere le palpebre. Non preoccuparti, ti copriamo le spalle. Continua così. Ok, conto su di voi. Tutte le squadre che abbiamo affrontato hanno avuto giocatori memorabili. Soltanto superandoli posso sperare di diventare il migliore giocatore del mondo. Il secondo tempo ci attende. Dai allora, facciamo un altro gol stupendo, dai. Attenzione, il mister però sta rimproverando i suoi giocatori perché dice Diaz non può essere ovunque. Sì, ma scusami, loro stanno facendo del loro meglio. È vero che ha fatto un gol dopo aver fatto 3-4 piroette, però... Mi spiace Diaz, ci chiamano la coppia d'oro dell'Argentina, ma non riesco a star dietro alla tua massima velocità. Ma se vi siete allenati insieme fin da bambini? Certo, poi c'è anche il talento naturale. Però, dai. Non sono sicuro che Diaz dovesse fare gol nel primo tempo, però l'ha fatto. Non è un problema.
L'intervallo si è concluso e i giocatori di entrambe le squadre rientrano in campo. Ora i miei rivali giapponesi sono i miei compagni. Siamo venuti insieme in America per affrontare gli avversari più forti del mondo. Uno dei migliori è proprio il prodigio dell'Argentina, Juan Diaz. Ci siamo, Diaz. Per batterti e per vincere la partita, userò la mia nuova tecnica. Dopo il primo tempo credo di averti capito, numero 10. Forse sei un altro prodigio come me, non lo so. Ma il mondo non ha bisogno di due prodigi. Basto solo io. Sarò io a essere definito il migliore del mondo. Per batterti e per vincere la partita, ti mostrerò tutto quello che so fare. Il mio nuovo tiro imparabile. Beh, se tu ne fai uno e ne faccio un altro, siamo punti da capo. Ma dai, ma gliela passata? Ma siamo seri? Ma avete visto? Gliela passata! Ragazzi, io ogni giorno non lo so! Questo gioco mi strabilia sempre di più! Eccolo! Il mio tiro guidato non era abbastanza forte da conquistare il mondo. Ma tutti gli altri mi hanno concesso le loro forze. Sono in condizioni migliori che mai. Ci siamo, Argentina! Ammira il mio nuovo drive shoot! Falco? Pellegrino? Beh, il nome Tsubasa, insomma... Ala! Va bene, cioè, dai. Semplicemente magnifico! Un tiro stellare da parte di Tsubasa! È stato completamente diverso dal suo vecchio tiro guidato! Che forza, che altezza! Non l'ho vista! Abbiamo appena assistito alla rinascita di una fenice qui nei cieli sopra lo Star Crown Stadium! E si è abbattuta sulla porta dell'Argentina! Dammi il 5, Tsubasa! Ma ho sempre saputo che era incredibile! Sei un pazzo! È impazzuto! Grazie, ragazzi. Ce l'hai fatta. Grazie a te, Yuga. L'allenamento con quella palla nera ha dato i suoi risultati. Calciavo i miei tiri guidati da una posizione che mi aiutava a imprimere la rotazione, ma questo mi impediva di applicare maggiore forza al pallone. Quindi, è questo che hai realizzato quella sera quando ci allenavamo? Sì. Ho capito che se avessi usato una posizione che mi permettesse di usare tutta la mia potenza, il mio tiro guidato si sarebbe evoluto drasticamente. E tutto ha portato a questo. Tipico di Tsubasa. Non è così. Se non fosse per te, Misaki e Ishizaki che mi avete incoraggiato, non l'avrei mai realizzato e non avrei perfezionato questo tiro. D'accordo, ragazzi, non è ancora finita. Scateniamoci in campo! Neo Drive Shoot è il nome. Neo, che significa nuovo, ovviamente. Va bene, ragazzi, io direi che non dobbiamo rilassarci troppo, ma un minimo. Dai, vabbè, sì, certo, mi prendono. Sì. Ah, non l'ho rubato palla. Come ci è arrivata lì? Tachibana, sì. Come... E che cos'era quello? Era finta? Gito, che fa? Gito, che fai? Dai, però passa la miseria. Certo che non ci riescono mai, Ma è tanto difficile. Dove vai? Mica si avvicinava, Kazuo, mannaggia a te! Che si scansava! Niente, non potevo caricare il tiro, no? Se non mi sta vicino, Masao, è inutile. Misaki, mamma mia.
Picturesque Shotto. Sì, però Picturesque, mamma mia ragazzi, che nome. Yuga! Devo mettergli un tiro al volo, Yuga, ma mi sa che non ce l'ha. Dai! Ma perché? Ma io non ne posso più, ragazzi, ogni volta. Ma ogni volta! No! Non ha fatto neanche l'animazione. Santo cielo! Vabbè, non farà gol, ma almeno teniamo la palla dalla parte loro. Quello è rimasto lì, fermo. Sì, vabbè, piroette. Overhead shoot, vabbè. Sì, ma non ha la parata speciale Wakabayashi pure. Non c'era la parata speciale. Vai. Avanti. Para questo, para. Tu me ne fai uno, io te ne faccio un altro. Beh ragazzi, guarda, la faccio passare liscia a questo. Perché non l'ha ricaricato il tiro? Perché mi dai false speranze? Io ci riprovo e ogni volta mi deludi. Ma levati, moscerino. No, perché? Mamma mia. Perché ogni volta? Ah, Pasaro, ho letto Pesaro. Mi sa. Vabbè, questo però. Una scimmia fa. Fa la scimmia, non lo so. Dai, sotto le gambe, su, come è successo già altre volte. No, c'era vicino. Peccato. È finita però, 4-2 raga. Vittoria. Che rimonta spettacolare, vabbè. Rimonta, insomma. Io ne ho fatti due di fila, vorrei dire. Vabbè ragazzi, è stata piuttosto interessante, a parte Diaz che faceva i giochi, i numeri da circo. Va bene, se li vuoi fare. Per il resto, buona, decente, non mi posso lamentare. Abbiamo vinto davvero, siamo nelle semifinali! Vinciamo il campionato! Abbiamo vinto Tsubasa! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Il Giappone sembra esultare mentre si riunisce intorno al suo capitano. Ragazzi, siete i migliori! Ha ragione. Quando collaboriamo, la squadra giapponese può affrontare il mondo intero. Ce l'abbiamo fatta! Ho perso. Proprio io. Juan Diaz. Diaz. È una dura sconfitta. Sì. La leggenda di Juan Diaz, il giocatore destinato a diventare il migliore del mondo, si è già fermata al primo capitolo. E il responsabile è il numero 10 del Giappone. Non mi dispiacerebbe vedere il Giappone che vince un mondiale nella vita vera. Mentre sono vivo, intendo. Se lo vince dopo che sono morto, che cavolo. Ehi, numero 10! Beh, se non altro però ho visto l'Italia che ha vinto il mondiale. Dopo, dall'82, dopo 24 anni, insomma. È stato bello vedere una vittoria della nazionale. Comunque, speriamo di rivederla presto. Dopo quello che è successo nel 2018. Il tuo nome, dimmi il tuo nome. Tsubasa. Tsubasa Ozora. Tsubasa, Me lo ricorderò. Bisogna vedere. Bisogna vedere che intenzioni ha il mangaka. Beh, buona fortuna.
Avete ancora due partite davanti a voi. Sì, ragazzi, ci siamo quasi. Per ora devo accettare la mia sconfitta. Ma un giorno tornerò a sconfiggerti. Spero che allora sarai pronto, Tsubasa. Speriamo. Speriamo che sia pronto. Bene ragazzi, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.